Allora, siamo con mister Falabella, quindi ce l'abbiamo fatta. Salvezza raggiunta e meritata? Sì, certo. Meritata sì, dopo 3 tie break di fila alla fine abbiamo fatto vedere di avere carattere, di essere cresciuti tanto quando abbiamo potuto lavorare nella fase finale della stagione. Abbiamo avuto a disposizione quasi tutta la rosa e questo si è visto. Siamo stati bravissimi stasera perché in grande emergenza avevamo preparato una partita sapendo di dover soffrire, di far fatica sicuramente un po' in attacco, però di dover mettere tutto il cuore dietro nei fondamentali di difesa e di ricezione. Penso che siamo stati eccellenti lì, non abbiamo fatto cadere una palla, ci abbiamo creduto fino alla fine, anche praticamente a partita persa abbiamo continuato a lottare. Con un video check incredibile che avevamo praticamente perso, però con un tocco di torsello chiamato sull'ultima palla e poi un set vinto 33-31 forse, quindi grande carattere, grande voglia dei ragazzi. Qual è stata la chiave di volta di queste tre partite? Penso che sia una combinazione di fattori, penso che è un po' il lavoro di tutti. È il risultato del lavoro di tutti, perché abbiamo fatto le prime due gare trovando una chicca tattica, diciamo, grazie al mio assistente Francesco De Nora, che quindi questa cosa che ha capito del gioco ci ha aiutato tantissimo durante le prime due gare. Siamo arrivati in forma, quindi grazie al preparatore, perché siamo arrivati bene nel momento decisivo della stagione, soprattutto grazie al nostro fisioterapista che ha lavorato praticamente dalla mattina alle 6 alla sera alle 11. Quindi innanzitutto ringrazio lo staff, ringrazio il mio staff perché ha faticato tanto, tantissimo per poter portare questa squadra a questa salvezza. Poi naturalmente la salvezza la ottengono i giocatori e loro hanno messo tutto quello che avevano, chi è stato chiamato in causa, chi ha giocato meno, chi ha giocato l'ultima partita e gli infortunati che hanno fatto il tifo stasera dagli spalti ci hanno aiutato con i check, quindi è una vittoria veramente di tutti, di una società che fa tanti sacrifici per poter far girare il nome di Lagonegro in tutta Italia con orgoglio. Penso che queste partite poi ripaghino di tutti i sacrifici che fa la società, in primis il presidente Carlo Magno. Voglio ringraziare il presidente perché alla fine, dopo tante sconfitte, non era facile continuare a credere nell'allenatore, quindi questo sicuramente ha aiutato tanto la squadra perché ha creduto nel progetto di continuare a credere in me, questo è importante. Ora adesso un po' di riposo e poi si riparte? Adesso uno stop almeno di una settimana senza pensare e poi vediamo. Ok mister, in bocca al